passione. Amici del basket, buonasera, ben ritrovati mercoledì sera in compagnia di grandissimi ospiti per presentare playout di A2 playoff di B. Lo faremo con il nostro Puccio La Penna. Ciao Puccio, buonasera. Ciao. Coach dell'Amatori Pescara Stefano Raiola, ciao Stefano, buonasera. Coach di San Severo, a cui fa rinnovo i complimenti per aver vinto la regular season, l'amico Giorgio Salvemini, ciao Giorgio. Grazie. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Assistant coach di Campri, a cui facciamo i complimenti, Tiziano Tarquini, per questo grande traguardo che avete centrato superando Teramo nel derby domenica scorsa. Danilo Cinquino in regia, lo saluto e lo ringrazio. Puccio, insomma, play out e play off, si comincia. Sì, si comincia finalmente, siamo arrivati, a parte Giorgio che era già sicuro da tempo della posizione, gli altri se la sono giocata fino a domenica scorsa e quindi adesso si comincia. Roseto va in trasferta, Pescara va in casa, Campli va in trasferta e San Severo va in casa. Queste mi sembrano le prime idee da sviscerare. Arriva la settimana che decide una stagione intera, o meglio potrebbe decidere tutto quello che si è detto in una stagione. Stefano Raiola, quarto posto, preso con grande merito a Civitanova al termine di una grande stagione. No, sono molto contento perché magari siamo arrivati lo stesso quarti di questa vittoria di San Severo, però conquistarselo con le proprie forze ha un altro significato e credo che per come è andata tutta la stagione dobbiamo essere assolutamente contenti, quindi però ora viene il bello e dobbiamo fare diverso. Hai evitato in un eventuale semifinale l'amico Gianluca Lulli? Lui mi ha evitato, che perso, esatto. Quindi, vabbè, poi i playoff sappiamo, sono certo, adesso si può valutare un tabellone leggermente più forte di un altro perché sulla carta si vedono queste cose, però poi se alla fine una squadra come Barcellona è arrivata prima e ha fatto gli stessi punti di Palestrina o due punti in più, qualche motivo ci sarà, quindi non penso che sia così meno forte di Palestrina, che in questo momento anche Visnic non sta tanto bene dal punto di vista fisico, quindi per noi va bene così. Siamo arrivati quarti, volevamo fortemente la bella in casa al primo turno, ci siamo riusciti e quindi siamo molto contenti. Chi ha dominato la regular season già da tempo primo è Giorgio Salvemini, che ritrovo e risaluto con grande piacere. Ciao Giorgio, buonasera. Vi presentate a questi playoff da favoriti, perché lo ha detto il campionato, lo ha detto la stagione regolare, non lo diciamo noi. No, io voglio fare innanzitutto, io non ho dominato niente, ma l'hanno fatto i giocatori perché sono stati eccezionali. Intendo San Severo. Perché va fatta una valutazione, come ha fatto Stefano, su un arco di due gironi, di un girone d'andata e un girone di ritorno. Abbiamo fatto 52 punti, che è il record per la società, che insieme a 100 siamo stati la squadra che ha fatto più punti nei quattro gironi. Non abbiamo mai perso due partite consecutive, quindi questo penso che oggi sia merito di questi giocatori che veramente stanno facendo tantissimo. Abbiamo un'identità, abbiamo una forza, abbiamo una consapevolezza mentale, siamo stati migliori di 16 squadre, adesso dobbiamo essere bravi e diventare i migliori di 8 squadre, però è un campionato completamente a parte e quindi dobbiamo essere bravi adesso a ripartire. Non è una cosa automatica, perché adesso la palla pesa di più, perché adesso le aspettative sono maggiori, perché adesso ci sono dei giocatori che fanno un campionato e poi ne fanno uno completamente diverso nei playoff, perché è un mondo completamente diverso e quindi adesso dobbiamo essere bravi a giocarci quelle fiche che siamo stati bravi a conquistarci, perché adesso il nostro palazzetto deve diventare qualcosa di importante, perché il nostro pubblico deve diventare qualcosa di determinante e non nascondo che abbiamo le caratteristiche per provare a giocarci qualcosa di bello. Tiziano, buonasera, grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. Voi in una stagione inutile girarci intorno, difficile per tanti motivi, ma non vogliamo guardare le difficoltà, vogliamo guardare come siete stati bravi per l'ennesima volta a centrare il traguardo playoff. Molte volte le difficoltà ti aiutano anche a fare bene, cioè se il gruppo si deve compattare o da una parte o dall'altra. Le difficoltà le abbiamo avute, siamo stati bravi sia come staff sia come giocatori a andare avanti con la nostra idea di lavoro su quello che dovevamo fare. Abbiamo lasciato in giro qualche punto che alla fine poteva farci entrare nei playoff più sereni, ma bene o male adesso il traguardo minimo
che ci eravamo posti era la salvezza, alla fine entrati nei playoff per noi è un regalo, una grossa soddisfazione per noi, per la società, nella speranza che piano piano le cose si risolvano. E affronterete proprio Palestrina di Gianluca Lulli, sì. L'ex capitano di Teramo. Gianluca Lulli sì, ma anche dei nostri Duranti e Gatti, quindi andiamo a fare una rimpatriata tra amici. Allora, questo è il primo giro con i nostri ospiti, andiamo al tabellone di Serie A, Danilo, perché domenica in diretta su Rete 8 Sport, palla 2 ore 18, il match tra Virtus Roma e Roseto. Queste sono nel tabellone playout. Spieghiamo per i pochi che non lo sapessero come funziona: chi vince questa serie al meglio delle tre gare è salvo, chi perde questa serie playout ha ancora una possibilità, dunque un ulteriore finale che si giocherà tra le due perdenti, quindi una sola retrocessa tra queste squadre. Il fattore campo sarà di Piacenza nella prima semifinale, di Roma nella seconda semifinale. Dovesse, facciamo gli scongiuri, perdere Roseto, se dovesse giocare contro Piacenza non ha il fattore campo, se dovesse giocare contro Napoli ha il fattore campo. Puccio, Virtus Roma, è un'occasione importante secondo te per Roseto questa, subito? Ma sai, è un'occasione importante perché c'hai due turni, quindi prima ti togli, voglio dire, e prima raggiungi il tuo obiettivo. Adesso si parte con 50 e 50, è chiaro che Roma ha due partite in casa, quindi magari potrebbe essere 51 e 49, ma Roseto ha la forza, e nel girone di ritorno secondo me l'ha dimostrato, di giocare contro chiunque in qualunque campo. Queste ultime due partite erano chiaramente due settimane per riproporre, per ritrovare una condizione fisica migliore per tutti. Ieri Oghide si è scavigliato la partita, adesso diciamo è da valutare durante la settimana, però onestamente la Roseto ci ha fatto vedere negli ultimi due mesi che può competere a qualunque livello e in qualunque campo, quindi il campo della Virtus Roma non è un campo determinante, come ha detto prima Giorgio, è un campo dove si può andare a fare la partita, dove si può andare a fare una bella partita gagliarda, come è giusto che nel playout ci sia, e Roseto sono certo che la farà. Chiedo aiuto ai nostri amici coach per presentare un po' questa partita con la Virtus Roma. Giorgio, che tu guardi anche con un occhio interessato, perché dovesse vincere subito Roseto, arriverebbe Giorgio Di Bonaventura con voi a rafforzarvi in questi playoff vostri. È una squadra che ha nei due americani, Aaron Thomas e Lee Roberts, due giocatori da 40 punti in due di media, 20 e 19.1. Una squadra che punta molto sugli americani. Chi vuole iniziare? Ma innanzitutto mi fa piacere la tua affermazione su Giorgio, perché è importante definire una cosa. Sì. Giorgio oggi ha impegnato con Roseto e la sua testa è Roseto e deve arrivare a un suo obiettivo, perché è giusto che sia così, perché gli accordi sono questi, quindi noi andiamo per la nostra strada e Giorgio va per la sua strada. Poi speriamo che queste due strade si possano incontrare il prima possibile. Perché vuol dire che Roseto si è salvata subito. E noi siamo andati avanti. Quindi credo che questo è l'auspicio di tutti. Però oggi è importante che siano ben chiare determinate dinamiche, perché sennò si corre il rischio di travisarle. Coppia di americani da 40 punti in mezzo. Sicuramente gli americani nelle squadre di fascia un po' più bassa sono quelli che fanno la differenza. E sia per Roseto e sia per Roma, lì ci sono delle gerarchie ben definite, sono gli italiani quelli che sposteranno queste serie, quindi bisogna vedere l'impatto degli italiani di Roma e l'impatto degli italiani di Roseto. Credo che quelli di Roseto abbiano da subito ha avuto la consapevolezza di quello che dovevano fare quest'anno, mentre Roma probabilmente ha avuto delle situazioni che gli sono modificate in corso d'opera. Non è semplice poi ritrovarsi a giocare determinate dinamiche. Stefano, gli italiani di Roma, mi viene da pensare intanto Giuliano Maresca, no? Che è un ex che tu conosci anche bene. Ma secondo me Roma, da quando quei Bucchi ha preso un po' in mano la situazione, è stato qualche partita, mi sembra che anche Roma è un po' migliorata in questa parte finale di campionato. Secondo me il primo turno è equilibrato, sicuramente è proprio equilibrato. Dovesse non riuscire a salvarsi al primo turno, nel secondo io penso che si ritroverebbe a giocare contro Napoli, che onestamente ha impoverito di molto il roster rispetto a quello che era all'inizio durante il campionato. E sì, ha ancora due buoni americani, però veramente a livello di italiani ci è rimasto davvero poco, quindi io credo che Roseto
alla fine riuscirà ad ottenere la cognata salvezza. Tiziano, tu cosa pensi su questa serie? Virtus-Roma-Roseto? Roseto sicuramente ha un fattore campo migliore di quello di Roma, nel senso ha dietro a una città che la sostiene, Roma alla fine, tutte le vicissitudini che hanno avuto, bisogna vedere, cioè, gli americani vogliono dire molto, ma gli americani poi può anche interessare del poco salvarci o no, dipende da chi è attaccato. Vedo Roseto più centrata nell'obiettivo, visto che è già da tempo che sa quello che deve fare, sanno come possono fare, poi dopo sicuramente il campo sarà quello che parlerà per vedere chi ha più voglia, chi più energia, perché arrivare poi a giocare le partite importanti alla fine di campionati lunghi conta tanto la salute, l'energia, la voglia e tutto quello che ti spinge dietro, che ti può dare una mano. Tra l'altro Puccio, c'è un tuo assistito mi sembra, sì, a Roma, Parente. Davide Parente, che cosa ti ha detto com'è la situazione a Roma? Ma no, la situazione... C'è anche l'ex Chieti, Jacopo Vedovato mi sembra. Sì. Che sta giocando 23-24 minuti a partita. Ieri. Perché ci mancava il pivot americano, okay, e ci mancava Baldasso. Se no di solito non gioca quei minuti. Ma sai, voglio dire, non è quello che dice Parente, è chiaro che è quello che dice la classifica. Se uno guarda il roster di Roma, onestamente non capisci come mai si trova a fare il play-out da terz'ultimo in quel girone, però onestamente hanno avuto tre allenatori, inserimenti di giocatori, addirittura c'è Filloi che va in tribuna, hanno preso nell'ultimo giorno di mercato, hanno preso Raucci che l'anno scorso ha fatto la semifinale con la Fortitudo e quest'anno era Cantù in A1. È chiaro che il roster a guardarlo, se la differenza la devono fare gli italiani, sui nomi non c'è partita, però siccome hanno fatto uno terz'ultimo e uno penultimo, la partita lo dice il fatto che è il campionato che farà essere la partita. E poi in una partita così spesso, oltre a energia, voglia, come diceva Tiziano, c'è anche la capacità e l'abitudine di saperle giocare certe partite, no? Allora è vero che la consapevolezza di dover salvarsi anche all'ultima domenica, i giocatori di Roseto ce l'avevano dalla prima di campionato, probabilmente Roma si aspettava di fare un campionato diverso, a un certo punto è entrata nell'ottica di dover fare i play-out, ma non essendo una squadra che ha il coltello tra i denti di indole nei giocatori, è chiaro che magari può, Roseto deve sperare che Roma abbia qualche difficoltà in più a entrare in questo in tipo questo di clima. Serie. Vuoi aggiungere qualcosa, Giorgio? Sì, perché non è la stessa cosa, come dice Puccio, giocare per vincere, quelli sono giocatori abituati a vincere, o giocare per non perdere, e sono due cose che sono completamente diverse e creano delle motivazioni e delle ansie e delle paure che non sono... Ma anche dalla società, ma certo, non sono abituati certo. Là. Che campionato doveva fare Roma? Con roster che ha oggi, un campionato che al momento direi fallimentare. Ma ricordiamoci a oggi che in italiano c'è la parola fallimentare, direi. Hanno speso tanto, sono andati tre allenatori di A1, non è che sono andati tre allenatori di basso profilo, cioè probabilmente ci sono delle dinamiche che da qui non si riescono a sapere o a conoscere, però oggettivamente secondo me hanno loro molto più paura di Roseto oggi. Andiamo in Serie B, Danilo, guardiamo la classifica, la commentiamo insieme e poi entriamo nel dettaglio di quelli che sono i play-off che scatteranno domenica. L'Amatori giocherà alle ore 19, Campli? Domenica alle 18. 18, quindi orari sfalsati, c'è questa doppia possibilità di scegliere 18-19, Pescara alle 19, Campli alle ore 18. Questa è la classifica che si è chiusa con San Severo, che ha messo in cassaforte 52 punti, Recanati 44, Bisceglie 42, Pescara chiuso al quarto posto con 38 punti, Senigallia 34, poi la classifica a noi va per come decide, come stabilisce il computer, però c'è Matera che ha chiuso al sesto posto, Campi è settima e Civitanova è ottava in virtù della classifica avulsa. E dunque Campli giocherà contro Palestrina che ha fatto seconda, l'Amatori Pescara contro Valmontone che ha fatto quinta, San Severo giocherà contro Scauri che ha fatto ottava nell'altro girone. Parola prima di andare in fascia pubblicitaria a Giorgio Salvemini, che questa regular season l'ha comandata, per dire che avete questa serie intanto per entrare nel ritmo playoff con Scauri. No, non è entrare in ritmo playoff. Non è che ti permette di. Non ti aspetta, il ritmo playoff ti aggredisce. Il ritmo playoff ti stritola se tu non ci entri, non è quello.
No, allora ti rifaccio una domanda diversa, ho sbagliato io. Voi e Campli con Gianluca Lulli, Palestrina, Stefano Raiola con Barcellona e Salerno nell'altra parte del tabellone. Vi sì. potete rivedere voi solo a Montecatini. Sarebbe bello perché vuol dire che siamo arrivati tutti quanti, tutte e due fino in fondo. Io credo una cosa, credo che... Devo firmare, ma gli accoppiamenti sono gli accoppiamenti che poi fondamentalmente ci siamo guadagnati durante la stagione. Poi possiamo entrare nell'ottica di idee, di capire se può essere giusto no, incrociare i gironi piuttosto che altro, ma queste sono valutazioni che non sono i tavoli giusti per argomentarle. Però posso dire una cosa, Giorgio, per riconoscere il grande lavoro che avevate fatto lo scorso anno con te allenatore e Stefano capitano in campo. Probabilmente la partita tra Amatori Pescara e Montegranaro, quella serie, è stata una partita che a Montecatini avrebbe portato tutto in Serie A. Ecco. Ma quello è il passato. Però è vero questo. Sì, ma è il passato, è inutile che ci rientriamo sopra. Però quello. È vero. Ma in che senso lo so. Inserire, non perché comunque quella partita Montegranaro alla Final Four di Montecatini ha dominato. Quindi probabilmente se Pescara fosse stata lì e Montegranaro non la incontrava in semifinale, ma non lo so. Passare un altro turno. Ma non lo so perché quelle partite avevano. Non era l'anno scorso, non si sono giocate. Quattro partite l'anno scorso, ma quelle quattro partite vanno allacciate alle cinque della serie dell'anno precedente, quindi sono tante dinamiche, tante cose che... Abbiamo fatto sorridere Giorgio. No, diciamo che quest'anno non c'è un roster con una tale profondità come quella di Montegranaro dell'anno scorso. Anche le regole lo impongono. Anche le regole impongono, quindi potrebbe assottigliare un po' le differenze, secondo me, all'interno del playoff, cioè quella che magari è arrivata prima rispetto alla quinta, alla sesta, alla settima. Dato che comunque gli organici sono corti, poi bisognerà vedere pure chi all'interno della squadra riesce a giocare con più durezza fisica, eccetera. Deve andare in pubblicità, mi dice. Prego. Danilo, dopo la fascia. Vai. Riprendiamo tutto il discorso. Eccoci, siamo tornati, vi ho interrotto. No, come diceva anche Stefano, quest'anno sono cambiate, sono ritornate a delle vecchie regole, sono ritornate delle vecchie regole che hanno imposto la costruzione delle squadre in maniera totalmente diversa. Negli ultimi tre anni c'erano squadre costruite con 10 senior. 10 senior vuol dire avere una capacità gestionale un po' più complicata, però sicuramente ti danno una profondità e una qualità diversa. Adesso costruite con 7 senior e 3 under, dove quasi tutti giocano in 8 o a volte in 9 per necessità, la cosa diventa un pochettino più difficile. Quindi questo significa anche che però il numero delle partite è rimasto uguale. Cioè si parte sempre da una serie a 2, una serie a 3, una serie a 5, una serie a 5 e poi eventualmente una Final Four. Questo probabilmente poteva essere un attimino cambiato, modificato. No, ridisegnato in funzione di quelle che sono poi le esigenze tecniche che il campionato ha imposto. Però torno a ripetere, sono regole che si sanno dall'inizio dell'anno, sulle quali noi abbiamo giocato, abbiamo lavorato, abbiamo costruito la nostra squadra. Ne siamo contenti. E adesso affrontiamo Scauri, che sarà una partita oggettivamente difficile, ma perché Scauri non c'ha nulla da perdere, perché Scauri probabilmente era in vacanza perché era convinta di non partire, di non fare i playoff, oggi li fa e deve farsi un bel viaggetto a San Severo. Sì, ma quelli a volte sono i viaggi più leggeri che tu fai e quindi noi dobbiamo essere veramente pronti e concentrati, perché non è una squadra semplice, ma è una squadra esperta, perché è una squadra esperta, quindi poi le serie vanno considerate a partite singole, a partite secche. E la prima è una finale. Prima di andare da Stefano, vado in ordine di classifica e chiudiamo con Campli, a Puccio La Penna, che non ha peli sulla lingua, vorrei chiedere chi delle squadre che ha visto, anche degli altri gironi, secondo Puccio è la più forte di questo campionato. Risposta secca, Puccio, senza peli sulla lingua. No, vabbè. Perché hai visto la Final Four di Coppa anche? Sì, io ho visto la finale tra Omegna e Cento, che era stata una brutta partita, voglio dire, anche se poi alla fine aveva vinto Omegna sul fil di sirena. Guarda, secondo me forse il girone C, cioè Palestina, Barcellona, tra le quattro prime, così sulla carta ti direi che può avere qualche cosa meno delle altre. Sulle altre tre io credo che Omegna, Cento e San Severo possano considerarsi equivalenti.
perché comunque alla fine Omegna, gli under, uno ce l'ha buono, che Villa, il lungo è di Pizzo, però voglio dire, alla fine 100 comunque sono anni che prova a fare un campionato di vertice. Lo Zoccolo mi sembra abbastanza importante, Cantone mi sembra un giocatore di altissimo livello per questo campionato. Giorgio lo allunga il roster. Giorgio quando sarà lo allunga il roster, però onestamente io credo che tra le quattro prime, è l'unica cosa che mi sento di dire, forse Barcellona può avere qualche cosina in meno. Però a poi Giorgio dopo non gli chiedo il commento perché è diretto interessato. Però il concetto è che oggi uno può essere anche qualcosina in meno, però conta. Allora, la serie a tre è la serie più bastarda che esiste, perché sbagli mezza partita e sei quasi morto. La serie a 5 dà il reale valore della forza della squadra, però da oggi fino alla fine, che mancano 50 giorni, bisogna essere capaci e forti, fortunati, bravi di giocare potenzialmente 15 partite. Non è poco. No, Stefano, più che altro perché non sei abituato. Stefano, se è così o no, sei d'accordo con quanto ha detto Puccio? Che Barcellona forse ha un po' meno delle altre prime? Guarda, Sulla carta. Ma, se io dico che se una squadra arriva prima, comunque arriva da pari punti con Palestrina, il valore ce l'ha. È logico che magari la profondità del roster che ho visto a Domenia non ce l'ha sicuramente. No, Barcellona comunque è una squadra profonda che gioca in 8 metri, però la qualità che c'ha Omegna forse Barcellona non ce l'ha. Giorgio, lo salto perché è diretto, chiamato in causa. Tiziano Tarquini? Sì, alla fine lui ci ha giocato l'anno scorso con Barcellona, ci avete giocato, sì, voi sì, più o sì, meno sì, la squadra sì, è anche rimasta squadra, cioè, sì. C'è da dire che non è un campo facile da andare a giocare a Barcellona. Noi là fortunatamente facciamo un'ottima partita e vincevamo la seconda di però il livello quest'anno è completamente diverso, perché come diceva Giorgio prima, il fatto di avere tre under, poi chi ha la fortuna o chi ha scelto bene di avere un under che può stare in campo parecchi minuti ti aiuta, ma soprattutto in fase di preparazione dei playoff ti devi allenare, e se non hai degli under all'altezza tenere alta la... Non è facile. Pescara, la stagione, Stefano, raccontacelo un po' e commentiamo. Ma guarda, prima devo la classifica, che manco... Rivediamola, la classifica. 38 punti, allora innanzitutto sono molto contento perché nel nostro piccolo, anche se sono risultati che possono lasciare il tempo che trovano, perché poi l'importante è essere arrivati quarti e fare un gran bel playoff, che è quello che io mi auguro per la nostra squadra. Però comunque essere arrivati quarti in un campionato secondo me molto equilibrato, essere riusciti ad entrare nei playoff già con qualche giornata di anticipo, quando 5-6 partite fa dalla quarta alla decima eravamo tutte pari. E vedendo la classifica, a parte di dare grande merito a Giorgio e a San Severo, che comunque hanno dominato la girone di andata, già a fine girone di andata, quando ci siamo visti nella puntata di Natale, erano già sicuri del primo posto, io devo dire che davanti a me mi trovo due squadre, le Granate e Bisceglie, che comunque credo dal punto di vista economico l'abbiamo fatto già in partenza. Non hanno badato a spese. No, badato a spese non è vero, perché comunque Bisceglie non è che chissà che abbia speso, cioè ha speso il giusto, però comunque hanno anche invertito la tendenza. Io ero arrivato secondo, loro terzo e quarto, inserendo dei senior di assoluto valore come Bonfiglio e Zampolli, quindi hanno anche investito da questo punto di vista. Quindi per me trovarmi lì, poi senza, apro la parentesi, con tutti i problemi fisici che abbiamo avuto noi, perché comunque un infortunio grave come quello di Grosso l'ho avuto forse Teramo con Cicognani, quindi che è un giocatore che praticamente non ha giocato tutta la stagione, più quelle altre svariate cose, io sono molto contento, abbiamo anche migliorato il risultato della stagione scorsa e oggi abbiamo una rivincita che spero non ci sia, cioè una riperdita per Valmontone contro di noi, perché l'anno scorso erano arrivati nei quinti e Valmontone quarto, con una super prestazione di Pelliccione al capannone di Valmontone. No, super prestazione di questo signore, no, non lo conosco Raiola il giocatore, perché ci sono dei giocatori che poi si trasformano quando arrivano in questi momenti, perciò era Raiola, perciò poi che abbiamo detto prima, io spero che i miei compagni, i miei ragazzi si trasformino, ma è così, anche perché mi ricordo lo spogliatoio di Montegranaro 2 anni fa. No, vabbè, c'ero anch'io. C'eri anche tu. Quindi sono molto contento. Adesso abbiamo anche. Poi parliamo di tabelloni. E logico, io dico a Giorgio che trovarsi una quarta come Salerno, una seconda come Palestina è comunque complesso. Non sto dicendo che Palestina è più forte di Barcellona o Valmontone sia molto più scarso di Salerno, perché ci ha perso di un punto 2 settimane fa. Quindi sono anche lì il livello è molto equilibrato. Però
Sono squadre, per esempio, ci sono squadre che hanno aggiustato il roster in corsa, quindi Salerno è arrivata quarta, però ha inserito alla fine Sanna, ha inserito un paio di mesi fa Sorrentino, quindi anche i valori dei roster, uno, la classifica è stata questa, però hanno inserito altri giocatori e quindi magari la classifica poi non è proprio veritiera per il valore reale della squadra. Quindi io comunque sono molto contento e spero di continuare a fare bene. Spero che come sta Linar? Guarda, ieri non l'abbiamo voluto rischiare perché se la sarebbe anche sentita di giocare, però se cosa non fosse servito non l'avremmo impiegato e per fortuna la partita è andata abbastanza. Quindi è a disposizione per i playoff. Da martedì si allena con noi e lui è un po' dispiaciuto perché avrebbe voluto darci qualcosa in più in queste settimane, però è logico che un ragazzo che praticamente non ha giocato un anno e mezzo, perché l'anno scorso non ha mai giocato, ero sicuro che avrebbe avuto delle difficoltà. Però io ho detto che l'ho fatto venire per i playoff, quindi da domenica. Siamo a posto. La cosa che ti è piaciuta di più di questa stagione? La cosa che mi è piaciuta di più è stata la maturità con cui siamo cresciuti, perché partire con le tre sconfitte casalinghe è stata una cosa davvero dura da digerire, sia dal punto di vista psicologico che come, insomma, sicuramente perdere tre partite in casa, prima con Giorgio, che forse è quella che abbiamo giocato meglio, e poi con Ortona e Sant'Elpidio, poteva ammazzare chiunque. Secondo me la reazione che abbiamo avuto noi ogni volta andando a vincere a Recanati, a Teramo, è stata quella base da cui abbiamo costruito poi il nostro grande campionato. La qualificazione alla Coppa Italia sicuramente è stata una delle cose Puccio, migliori che abbiamo fatto. Visto che è un tuo assistito Raiola, anche se non ufficialmente, ma comunque un tuo assistito, qualche Serie A ha bussato per Stefano? Non c'è la testa. Non può. Deve fare un altro anno. Ti sei salvato in calcio d'angolo. Andiamo a vedere la grande stagione di Campli. Tante difficoltà, ma alla fine siete sempre lì. Pescara e Campli, come sempre, a giocare i playoff. Cioè, alla fine noi, cioè, non è che non ci credevamo. Alla fine, visto che da come eravamo partiti, sembravamo quelli che dovevamo retrocedere quasi sicuramente, visto che avevamo rinnovato tutto quello che di buono avevamo fatto l'anno scorso. Abbiamo deciso di ripartire con due ragazzi che sinceramente ci siamo costruiti in casa, il resto l'abbiamo trovato già su scelte che avevamo fatto, così, e piano piano col lavoro, con la voglia e con la tranquillità, perché alla fine poi Campiti da questo, la tranquillità di lavorare, non hai nessun tipo di pressione. Alla fine, bene o male, se si indirizza sulla strada giusta. È vero che avete avuto molte difficoltà. Sì, sì, ne abbiamo ancora tuttora. Cioè, voglio dire, io penso che se andavamo a Barcellona poteva succedere che piangevamo per la trasferta. No, no, ma a prescindere da quello, però, sai, noi siamo stati bravi a tenere fuori i problemi della società. Che ci sono stati. Quanti rimborsi ci sono stati quest'anno, si può dire? Dipende, vari. Vari, perché alla fine qualcuno è stato accontentato, qualcuno meno, ma sai, alla fine quando sei poi dentro nel campo, allenamento, così, non è che stiamo a parlare di questo. La società bene o male ci ha dimostrato che stanno facendo, le tasse della federazione sono state pagate, che già quello vuol dire che alla fine hanno idea di arrivare alla fine del campionato. Noi ci siamo un po' isolati per quello che riguarda la fase tecnica e alla fine, bene o male, qualcosa di buono abbiamo fatto. Avete fatto più di qualcosa di buono. Prima di andare in fascia pubblicitaria, mi dici come state preparando questa partita con Palestrina, mentalmente e non tecnicamente? No, guarda, noi mentalmente siamo quelli più pericolosi al mondo, perché alla fine non abbiamo assolutamente niente da perdere e soprattutto niente da dimostrare a nessuno. Ma abbiamo giocato con Palestrina nel nostro torneo all'inizio dell'anno, ci hanno asfaltato perché molto probabilmente non eravamo ancora con la mente su quello che dovevamo fare, adesso possiamo essere pericolosi. Loro hanno una squadra che rispetto alla nostra è una corazzata rispetto alla nostra, però noi le partite ce le giochiamo una alla volta, quello che viene. Siamo bravi molto probabilmente a mettere in campo le squadre nel modo giusto. Siamo bravi mentalmente a cercare di fare le cose nel modo giusto con tutti gli errori, perché durante l'anno abbiamo lasciato le partite. Noi. Giorgio lo sa. No, abbiamo rubato a noi quella, non l'avete lasciata voi. Quella ha segnato la metà campo. Beh, vabbè, quello non è rubato, quello è. Se noi facevamo i liberi poteva tirare anche. Ah, sì, sua, sì, quindi. quello è vero, sì, sì. No, però alla fine nel contesto generale siamo una squadra che adesso può essere per quelle pericolose. Per dire, mi gioco, come dicevano loro, in tre partite, noi non abbiamo assolutamente niente da fare. Pausa pubblicitaria, l'ultima, e poi l'ultimo giro con i nostri ospiti, restate con noi.
Eccoci, siamo tornati, ultima parte, ancora chiaramente sui playoff di Serie B, e torno da Giorgio Salvemini, torno per andare, rivediamolo Danilo, a commentare un po' quello che è il quadro che riguarda San Severo e Campli, perché c'è questa partita con Scauri, possiamo vederlo un attimo Danilo perché dobbiamo vedere gli accoppiamenti, perfetto, questa partita con Scauri e poi giocate contro la vincente di Salerno-Senigallia, dall'altro lato Campli-Palestrina e Bisceglie-Stella Azzurra-Roma. Che tabellone è, Giorgio, quello che ti aspettavi? Ma guarda, ad oggi siamo concentrati solamente sulla partita di Scauri, perché gli altri ci penseremo se saremo in grado di giocarci. Sono le migliori 8 squadre che si sono conquistate questo incrocio, quindi oggettivamente stiamo parlando di squadre che sono sopra la media rispetto alle altre, quindi è ovvio che non è un tabellone facile, ma come non lo sarebbe stato se piuttosto che Salerno c'era scritto un altro nome, piuttosto che un altro, perché quelle partite, torno a ripetere, sono complicate, sono difficili, sono articolate, ci stanno tante dinamiche che vanno analizzate. Oggi pensiamo a Scauri perché per andare avanti e giocare con la vincente di Salerno e Senigallia ci dobbiamo conquistare il nostro pass, e quindi ad oggi c'è solamente Scauri nella nostra testa. Allora ti chiedo questo, non me ne voglia Campli perché io guardo a quello che ha detto la classifica, qualora dovesse esserci di là una partita tra Palestrina e Bisceglie che sono nella parte vostra, tu le conosci bene tutte e due, Palestrina l'hai vista alla Final Four, ma chiaramente è una squadra che conosci, Bisceglie l'hai affrontata due volte in questa stagione, quali sono i valori di queste due squadre, Giorgio, secondo te? Tecnicamente sulla sono carta. Sono valori alti perché chi ha un po' di più delle due secondo te? Ma guarda, non ti risponderò mai. Puccio ma... me lo dice perché so che tu non puoi dirmelo. Secondo te tra Palestrina e Bisceglie? Non le ho mai viste dal vivo. Stefano? Non, dire. Non sono nella parte tua, quindi ti puoi sbilanciare, no, dai. Tutte e due, secondo me, se stanno tutti bene, Palestrina può avere qualcosa in più dal punto di vista della fisicità. Tommaso? Tiziano, scusami. No, sicuramente. Bisceglie è una squadra strana, però, da giocarci contro. Cioè, alla fine, se trova la giornata, c'ha dei giocatori che sono abituati a giocare a certi tipi di partite, quindi alla fine possono diventare scomodi. Sicuramente, Palestrina a livello di roster. Mi fa paura la cattiveria di Palestrina, perché c'ha giocatori come Alessandri, Gianmarco Rossi, gente tosta che. Una serie di playoff. Com'è il fattore campo? Sono due squadre diverse. Sono due. Campo non bellissimo. Impegnativo. San Severo è impossibile. No, è impossibile. No. 3.000 persone, ragazzi, parliamo di Serie 1. Solo noi possiamo vincere San Severo. Guarda, io ti dico una cosa. Io credo che ogni squadra dopo 30 partite di campionato ha una propria identità. E Palestrina e Bisceglie hanno due identità completamente diverse. Per sistema, per cultura e capacità dei propri allenatori, no? Però sono due squadre che ottimizzano le caratteristiche dei propri allenatori. Cioè Domenico è un allenatore che ha un'idea di pallacanestro e la sua squadra la rispecchia in maniera molto, molto chiara. Gianluca è un allenatore che ha delle caratteristiche molto marcate e la sua squadra rispecchia molto le caratteristiche di Gianluca. Quindi io credo che siano due filosofie anche diverse tra di loro, no? Con giocatori completamente diversi, perché Stefano parla di fisicità e quella di Palestrina è strabordante per alcuni aspetti, perché in Coppa Italia Palestrina, se non si faceva male Visnic, era ipercompetitiva contro 100, che ad oggi è la squadra con la fisicità più grande di tutti e quattro i gironi. Analisi quindi precisa. Ti dico che oggettivamente Palestrina sono due squadre diverse. Poi quale delle due filosofie oggi possa primeggiare io non la so, perché anche io gioco una pallacanestro diversa da quella che giocano quelli, perché Stefano gioca una pallacanestro diversa da quella che gioco io, quindi poi è quanto tu hai assimilato in 30 giornate di campionato e quanto tu sei forte mentalmente per giocare partite di questo genere. Perfetto, vado dal tabellone di Stefano Raiola invece. Stefano, Barcellona nell'eventualità, come noi tutti abruzzesi ci auguriamo, superate il primo turno.
L'hai pensata un po' a Barcellona? Io veramente sto pensando a Valmontone, no, perché è logico che dopo nelle valutazioni, valutando Palestina e Barcellona, comunque parlando proprio sulla carta, si valuta magari Palestina un po' più forte di Barcellona. E quindi siamo pensati a Barcellona, però io devo pensare innanzitutto a battere Valmontone, che comunque ha giocatori come, ha forse un roster un po' corto, però ha giocatori come Ferraro, Visconti, Rischia, Scodavolpe, che se beccano la partita non sono sicuramente facili da battere. Palestrina ci ha perso con Valmontone, quindi ti fa capire che comunque la squadra c'è. Però c'è anche il Palelettra. Dopo, no, sì, noi abbiamo la faremo di tutto per vincere, logico. E poi se dovessimo avere la semifinale con Barcellona, io sinceramente, anche se avessimo dopo Palestina, secondo me avremmo potuto dire la nostra. È logico che fisicamente, appunto, abbiamo detto adesso Giorgio, una squadra con molto grande fisicità, però io credo che noi abbiamo anche le caratteristiche, avremmo avuto le caratteristiche per fermare Palestrina. Sinceramente conosco un po' più Palestrina rispetto a Barcellona, perché con Barsanti, con Duranti, con Alessandri ci ho anche giocato contro gli anni scorsi, mentre i giocatori che stanno a Barcellona, a parte Sereni, Grilli però ci ho giocato poco. Facciamo un amichevole, ti ricordi, che stava a Cassino. Che stava a Cassino, sì. Esatto, quindi... poco, sinceramente. Caroldi forse ci giocava. Caroldi, c'è il mio ex allenatore Friso, quindi insomma alla fine... Sai come affrontarla, però, dai. Attenzione anche allo scontro di domenica, perché... No, perché anche lì sta un altro... Avenia Raiola hanno fatto tanto nella Paracanestro. Avenia ha fatto un po' più di impasto, sincero, da giocatore... Magari spero io di fare più di lui. L'unica cosa è che secondo me l'anno scorso c'è stato qualche polemicuccia con Valmondone, no? Sì, vabbè, ma poi tranquillo, quello proprio. Quello non è un campo facile. No, quello è un campo brutto. No, quello è... però un gambaccio, direi. Siamo quasi in chiusura. Puccio, a te ti affido il pronostico in chiusura secco, cominciando da Roseto. Virtus Roma, Roseto. Serie? Pronostico però non da tifoso, tecnico. Internet è un problema con me, perché che ti guardano in tutte le parti poi. No, non mi guardano perché non ho niente. Hai fatto arrabbiare Giorgio qualche volta? No, non l'ho fatto arrabbiare. Ma sai, è chiaro che Roseto è Roseto per noi abruzzesi, quindi Roseto può vincere a Roma. Secondo me Roma a vincere a Roseto fa più fatica. Perfetto. Giorgio contro Scauri, o meglio Sanseverio contro Scauri. Onestamente 30 partite contano, voglio dire, poi è vero che la pallacanestro è piena di tutti scherzi, uno secco, però la prima contro l'ottava di solito ci vuole l'impegno della prima. Poi dobbiamo fare una partita a Giorgio, è sicuro, per forza, ecco. Giorgio sarebbe di buona ventura. Pescara Valmontone, il cuore ti dice che deve vincere Pescara. Campli Palestrina, o meglio Palestrina Campli. Mi sembra complicata l'impresa, però Millina è un marpione e quindi gliela può guastare. Chiudiamo così. Giorgio, mi devi raccontare, non a me, telespettatori, un momento che non dimenticherai mai da quando sei stato seduto sulla panchina di Pescara, e perché? Un'occasione. So che adesso mi dici che hai vissuto tanti anni belli, no, e per carità, no, una partita, una, che mi dici questa non la dimenticherò mai. No, un episodio. Vai. Un regalo che mi ha fatto questo signore qua. Quindi lo sappiamo io e lui e lasciamo questa cosa. Questa è una cosa che mi lascia molto... Non ci puoi dire niente di più? No, una cosa che mi lascia molto, molte emozioni, perché vuol dire che non c'entra niente la pallacanestro e... Fateci capire anche a noi come... No, sono cose nostre. Vi posso assicurare che Pescara mi ha dato tante emozioni e i giocatori sono stati straordinari. Poi io tifo per loro e loro due... Campli e Pescara hanno fatto secondo me un campionato straordinario, perché sotto hanno roster più importanti, cioè Pescara ha un roster più importante, ha lasciato dietro dei roster più importanti rispetto a Pescara, e Campli la stessa cosa, quindi i meriti sono loro. Prova a pensare sui roster di Cerignola di adesso. Quindi io non mi permetto di fare nomi, no, però ci è arrivato ad avere questo roster. Senti, Giorgio, non c'è partito dall'inizio. Ma quella serie playoff con Montegranaro dell'anno scorso la vorresti rigiocare? Ma io una gara 5 di finale la voglio rigiocare, se no, lavoro per questa cosa, vivo per questo, perché quelle emozioni che ci hanno dato quelle partite. Siamo in chiusura, grazie a Pucci.
Cuccio, grazie a grazie Stefano, a grazie a Giorgio, grazie a Tiziano, grazie a Danilo Cinquino, no, non ve la scampate. Resta sempre che Giorgio Salvemini fisicamente ha superato Stefano Raiola. No, sto in formissimo. Ma che sto dicendo? Metti un attimo dritto, Giorgio, dai. Ma non mi posso dai, mettere. Dai, mettiti dritto. Io ho le immagini. Guarda Stefano che si sta gonfiando, non lo fa gonfiare che è la fine, dai. Io ho le immagini che in camicia Giorgio Salvemini ha un fisico che ha superato l'atleta Stefano Raiola. Tutti io d'accordo? Cuccio, Cuccio, ce la giochiamo un altro gioco. Ci vediamo la prossima settimana. Buoni play out e buoni play off a tutti. Ciao. Arrivederci.